Nulla di nuovo purtroppo per le 81 lavoratrici dello stabilimento La Perla di Roseto degli Abruzzi. La proprietà è irremovibile per il momento e quindi anche dopo l'incontro di ieri la decisione. A metà ottobre inizieranno le procedure per la messa in mobilità. Per il momento non si parla di cassa integrazione e questa è un'altra preoccupazione. E intanto va avanti il presidio qui davanti allo stabilimento a ridosso della statale 150 per manifestare la loro preoccupazione. Sono donne che resteranno senza lavoro, avranno problemi con la famiglia e per il momento protestano ogni giorno fino a martedì con 5 ore di sciopero. Nel pomeriggio è arrivato anche il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Franco Di Bonaventura, con lui anche il vice sindaco Teresa Ginoble. Manifestano la solidarietà dell'amministrazione comunale ma anche la solidarietà di tutta la città delle Rose. Questa azienda è la costola diretta della ex Monti, quindi impegni che ci sono stati nel passato. Avevamo avuto un precedente momento di crisi, questo momento fu superato con degli impegni. Impegni che i lavoratori hanno mantenuto. Io credo che la strategia dell'azienda debba essere quella di mantenere in minuti, milioni di minuti che avevano promesso in questa realtà con queste persone. Intanto c'è una professionalità che va mantenuta e invece si corre dietro all'improvvisazione ad alcuni conti su cui noi non ci troviamo d'accordo. E comunque gli operai devono avere assolutamente quelli che sono gli ammortizzatori sociali, quindi l'impegno nostro è anche a livello provinciale e regionale affinché venga garantito quello che è il sistema degli ammortizzatori sociali. Ecco, ma cosa sta accadendo in questo territorio? Le istituzioni possono fare qualcosa, possono fare lobby, perché non venga depredato questo territorio? Ma io credo che lei coglie con questa domanda il cuore del problema. Io credo che manchi in questa provincia, in questa regione, una strategia complessiva che vada ad assorbire criticità come quelle che stiamo vivendo. È un bel record quello della provincia di Teramo di avere un numero di ore di cassi integrati che è tra i più alti di tutta la regione. Ecco, io credo che a fronte di questi numeri bisogna mettere in atto un progetto di rilancio economico di questa provincia e questo non si può non mettere a disposizione a fianco in questa trattativa la possibilità di ricollocare queste operaie con altre aziende con nuove opportunità e questo va fatto attraverso una progettazione e una pianificazione dello sviluppo che non può essere improvvisato.